Una cerimonia solenne ha atteso al binario 1 della stazione di Arezzo il treno della memoria dedicato al Milite Ignoto e ai suoi 100 anni. È una riedizione del convoglio speciale che nell'anno 1921 trasportò il feretro del soldato italiano sconosciuto dalla cittadina di Aquileia a Roma, ripercorrendo l'itinerario dell'epoca facendo tappa in diverse città e anche nel capoluogo aretino. La commemorazione, a cui hanno partecipato le autorità militari, religiose e amministrative della provincia, ha visto la presenza della fanfara della Scuola Allievi Carabinieri di Roma. Un momento emozionante, così come 100 anni fa, in ciascuna delle stazioni, migliaia di uomini e donne vollero rendere omaggio al Milite Ignoto in riverente silenzio lungo le massicciate della ferrovia. Tutti vedevano in quel soldato il loro caro che non aveva fatto ritorno, sepolto in cimiteri lontani o disperso nei campi di combattimento. Sì, ci diceva il generale che trovano una massa di folla che si schiera ai lati del binario dove passa il treno, che era assolutamente inaspettata, quindi un grande attaccamento al simbolo del Milite Ignoto e quindi anche al tricolore, una cosa molto bella. C'aveva un discorso in tasca scritto ma non l'ho letto, ho parlato ai ragazzi che mi pareva opportuno che loro si rendessero conto dell'importanza di questo passaggio e che cosa significa l'unità nazionale, che di fatto impersona anche il Milite Ignoto. Da quel momento il Milite Ignoto è diventato il figlio, il marito, il fidanzato, il padre di tutti coloro che durante il primo conflitto mondiale assistettero impotenti ad una tragedia senza pari. È stata fatta una ricostruzione in questo treno che porta appunto il Milite Ignoto, veramente toccante, con dei reperti importanti della storia appunto del nostro paese, ma poi l'emozione grande è stata data dalla grande partecipazione dei ragazzi delle scuole che hanno cantato il Piave, che hanno ascoltato e visto con grande partecipazione quello che è stato raccontato. Adesso visiteranno questo treno, un modo per fare veramente educazione civica e far capire ai nostri ragazzi un pezzo di storia importante del nostro paese, dove tanti nostri connazionali hanno dato la vita per noi. In occasione dei 100 anni della traslazione, l'Istituto del Nastro Azzurro, fra decorati al valor militare, per trasmettere alle giovani generazioni la memoria di questo importante avvenimento, ha realizzato una pubblicazione con la storia del recupero delle 11 salme, la scelta da parte di Maria Bergamas, il viaggio a Roma e le celebrazioni del 4 novembre. In aggiunta è stato redatto anche un pieghevole dedicato proprio al passaggio in provincia di Arezzo del Milite Ignoto.